Lui è Fede Zagu, coach e divulgatore super in voga sui social e oggi sono venuto a Milano a scoprire i suoi segreti. E gli chiederò anche tutta una serie di domande. Quando è la prima volta che hai sentito parlare di me? Mi è saltata l'attenzione, mi sono chiesto stronzo. Ma prima partiamo con l'allenamento. Ultime. Ma cosa pensi tipo degli ultimi dissing che ci sono stati su un complice spalla? Hai visto un po' su la tensione meccanica, quella cosa lì? Io penso che dipende molto a che target di popolazione vai a chiederlo, cioè questa cosa. Ovvio che un ragazzo di 16 anni che entra in palestra è normale che si dovrà concentrare principalmente su quella che è la tensione meccanica, quindi carichi dalle 5 alle 10 rep. Tra le ultime cose, quello che può essere, non so, uno stripping o tecnica intensità. Però bisogna capire con chi stiamo parlando, cioè non per tutti un 5-9 RM è un qualcosa di sostenibile per tutte le serie. Cioè se una persona che ha magari, non so, 160-180 kg di squat deve farli a ogni allenamento, cioè per tutti i carichi, cioè se questo si autodistrugge sia le articolazioni che il sistema nervoso e non si allena più. Quindi è un dipende, anche secondo te è un dipende, cioè... Sicuramente è un dipende, ma la cosa che la tensione meccanica è l'unico driver. Parametro. Quello è totalmente falso. 50 kg di chest press li facevo a 16 anni. Cioè così boh tipo... Sai che fai? È quasi zero. Ok. È quasi zero, l'ha detto. Ah, è convergente? Element is everything that this level to the game. All of those dark nights I got them, breaking my back to make it out, got me feeling like rain. I ain't never need your help, I know you wishing me well, a penny for your thoughts, but seeing no change. Secondo te, Fede, tu che ne hai visti, che sei andato anche a Rimini Wellness, chi è il più impressionante, diciamo, dei fitness influencer italiani che hai visto dal vivo? Farò una distinzione tra quello più grosso e quello più estetico, a mio modo di vedere le cose. Sicuramente quello più estetico, che piace di più a me, sono un po' combattuto tra Filippo Soa, al massimo della definizione, che penso abbia il rapporto vita-spalle migliore a tutti i gym talk, e Samuel Fortuna, che oltre a essere un gran figo, anche se non sono omosessuale, però sicuramente anche a livello di vascolarizzazione è veramente impressionante, ovviamente anche definizione, mantenendo delle masse veramente sopra la media per un natural. Per quanto riguarda il più grosso, io direi Mattia Cadino. Uno, due. Quando è che invece hai capito di essere comunque un po' un punto di riferimento per la nuova scuola in palestra? Allora, non c'è stato un vero momento, ma è stato un qualcosa di progressivo. Ovvero, inizialmente, semplicemente io portavo le mie idee sul web, piano piano vedevo i follower crescere, ma è arrivato un certo punto in cui ogni sera, iniziamo a vedere ogni sera di più tag nei commenti dei video di altre persone. Piano piano ne vedevo, non so, una sera due, un'altra sera tre, una quattro e così via, crescevano sempre di più. È arrivato a un certo punto che arrivavo la sera con tutte le notifiche della giornata, che avevo 20, 30, 40 tag sotto i video, vedevo video dove i commenti erano più tag di Fede Zagu che altre cose. Povero Oliver Montana, mi perdonerà, che praticamente sotto i suoi video sono solo i miei tag. E niente, da lì veramente ho capito che c'era una certa fiducia in me. Io ovviamente ringrazio tutte le persone che mi taggono. Quando è la prima volta che hai sentito parlare di me? Quando c'è stato quel problema lì delle caramelle gommose che ti ho attaccato? E se è stata quella, l'hai vista in modo cattivo o hai capito che il mio intento era cercare di avere un confronto, come hai detto tu prima, con Oliver? Per me lo stesso con te, ecco. Allora, devo dire che sicuramente io avevo visto qualche tuo video, però non mi ero mai soffermato bene sul tuo profilo, magari i video più virali che potevi raccontare, eccetera. Quindi già avevo una familiarità con chi potevi essere. Però ovviamente quando ho visto quel video mi è saltata l'attenzione, visto chi è sto stronzo che... E ovviamente poi, dato che io sono una persona
che di base può sembrare che voglia mettermi nei conflitti eccetera sui social quando vado a dare opinioni diverse, ma in realtà sono molto pacifico nella vita. Quindi ho scelto questa volta di semplicemente scrivere a Simone, scrivergli, chiarirci nei DM come fanno le persone mature, dato che ho visto che comunque è una persona che ha una base di tecnica con cui si può discutere, che appunto gli attacchi non erano insulti ma erano delle argomentazioni, c'è una bella differenza. E da lì appunto niente, ci siamo trovati, comunque lo reputo una persona intelligente oggi solo perché sono qua solo perché è qua. E quindi niente, sono una persona che comunque diciamo accetta tutti, non è che parte prevenuto. No, verso... sei stato bravo, cioè aperto con il dialogo, perché esatto. Non è facile secondo me sentirsi attaccati e essere aperti nel confronto, insomma, alla fine è stato un esatto confronto. Esatto, dai, siamo amici alla fine. Prima di farti vedere una chicchetta e scuola M, ti dico: qual è il tuo pensiero sul fatto, comunque, sia io che te divulghiamo attraverso i social, però magari a volte c'è un po' il limite, la preoccupazione di dire sono natural, la gente non mi ascolta. Lo vedi un pro, lo vedi come un contro? Pensi che nel lungo periodo il fatto di magari poter mettere meno muscolo rispetto a altri sia una pecca, o qual è il tuo punto di vista? Il mio punto di vista ovviamente dipende dal pubblico a cui ti rivolgi. Ovviamente le persone che ricercano un fisico da spiaggia non hanno bene una concezione precisa a volte forse di chi è natural, di chi è doped, di chi è palesemente doped, e quindi in quei casi lì ci possono essere grandi diciamo fraintendimenti. Però se ci si rivolge a un pubblico che ha un minimo di concezione di quello di cui si sta parlando, si riesce anche un pochino a discernere tra quelli che sono contenuti tra virgolette adatti ai natural e altri magari che sono adatti ad altre tipologie di persone. E risposta secca: esiste l'allenamento per natural e l'allenamento per doped? No. Team carico o team definizione? E vi giuro che qua non ho idea del perché ho detto definizione. Volevo dire, dai la priorità al carico o alla tecnica? Io tendo veramente a essere quasi super maniacale con il controllo del carico, quindi controllo veramente tanto, cioè tanto, quei 2-3 secondi di negativa. Tu invece qual è la tua scuola di pensiero? Anch'io sono come te sicuramente. A mio avviso tante volte tende a voler sollevare di più andando a ridurre quello che è il ROM senza un apparente motivo. Il bodybuilding non ha assolutamente senso, si rischiano solo di più infortuni e si rallenta quello che è il recupero tante volte. Poi ovviamente andare a enfatizzare troppo quella che è la negativa, andare a enfatizzare troppo quello che è il picco, andare a rallentare un po' a caso perché magari si è visto su YouTube il movimento in tutte le serie, non è la cosa migliore, soprattutto per i principianti. Però sicuramente un controllo maniacale della forma che si standardizza e poi continua nel tempo con carichi aumentati piano piano a essere tale è sicuramente la cosa migliore. Quindi dai, alla fine siamo d'accordo anche su questa. Penso di... non troviamo dei punti... La razionalità... Non troviamo dei punti di... Vince sempre. Poi la gente che, insomma, mi segue sa un po' com'è che io mi alleno. Invece... qual è la tua metodologia di allenamento? Sei più su, anche a livello di cedimento, qual è il tuo pensiero? Ovviamente la mia metodica di allenamento comprende un po' tutto per i miei atleti, proprio perché penso che sì, ci vogliono fasi dove il volume è più basso, cedimento più alto, dove il volume è più alto invece e il cedimento sarà un pochino più basso, con magari tecniche di intensità. Quindi per i miei atleti non ho questi bias che mi portano a fargli fare un metodo per forza oppure un altro. Su me stesso invece tendo a utilizzare approcci più alto volume, che ovviamente richiedono molto tempo di allenamento, molta fatica, e quindi magari non sempre riesco appunto a portarli a termine, proprio perché non sempre si ha il 100% del tempo in questa attività. Però sicuramente ho visto che su di me approcci più alto volume funzionano meglio. Ciò non significa che non si usa il cedimento, ma semplicemente che magari si relega il cedimento nell'ultime due serie, accumulando volume nel mentre. E
questi ragazzi sono stati i segreti che insomma avete potuto capire dal mio allenamento insieme a Fede. Grazie mille Fede per l'esperienza. Grazie a te per essere venuto da Verona. Iscrivetevi al mio canale e al canale di Fede e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.